Procuratore, oggi a Pescara per il premio Borsellino è sempre importante parlare con i ragazzi, far capire loro l'importanza della legalità. Non c'è dubbio, e i ragazzi oggi parleranno insieme a noi dell'eredità di Falcone, di Borsellino, quindi dell'eredità in termini di legalità, rispetto dei valori e soprattutto l'intenzione di proseguire in quella strada che è stata aperta da questi nostri uomini che si sono impegnati sino al sacrificio della vita. Loro erano giudici istruttori, allora vigeva un altro codice rispetto a quello odierno, quindi loro ben sapevano fare il loro mestiere e ci hanno insegnato tante cose che noi oggi mettiamo in pratica. Tanti processi che oggi si celebrano hanno le loro radici in ciò che è successo allora, nel loro lavoro. Il cammino ancora è lungo, perché non basta il momento repressivo, è molto importante il momento di una partecipazione corale della società civile cosiddetta, ma soprattutto di coloro che ci guidano, cioè dei nostri politici. Se loro non prendono in mano le redini di questa situazione con dei messaggi ben chiari e univoci verso tutti, sarà molto difficile arrivare alla soluzione finale. L'impegno nello studio potrà sicuramente consentire loro di inserirsi nel mondo del lavoro, di dare anche loro il loro contributo, oltre che naturalmente alla loro vita personale e familiare, agli obiettivi della società, che, ripeto, solo un impegno serio di studio e di lavoro potrà portare.